7000 andare, ho tanti amici e non lo so. Questo branco di esaltati perde tempo e noi. Toglietemi la tar, non appartengo a questo zoo. Toglietemi la tar, ho tanti amici e non lo so. Questo branco di esaltati perde tempo e noi. Toglietemi la tag, non appartengo a questo show. Buon pomeriggio, quanto mi mancano gli Eyewolf. Quanto mi mancano gli Eyewolf! Oh, inizia una nuova settimana all'insegna di Casa con V e oggi inquadriamo in toto questo studio, guardatemi. Ora sono rimasto solo. Purtroppo sono rimasto solo oggi perché gli ospiti che sono arrivati, l'ospite, uno degli ospiti che dovevano essere qui, purtroppo ha avuto dei problemi abbastanza importanti di salute, quindi in bocca al lupo, non vi dico per una questione di privacy di chi si tratta, però insomma all'ultimo momento purtroppo si è tirato indietro, ovviamente assente giustificatissimo, in bocca al lupo, in bocca al lupo, ma io sono rimasto solo, gli Eyewolf non ci sono, non mi perdo d'animo cari telespettatori, perché oggi la puntata, come si dice, the show, come avrebbe detto Checco Zalone, the show must go on, perché in questa puntata faremo una sorta di approfondimento dei fatti che sono accaduti nell'ultimo weekend, e ne sono accaduti tanti, almeno tre importantissimi per la nostra provincia, anzi per la nostra regione, per non dire per l'economia nazionale. Ma prima di entrare nel vivo, presentiamo lo sponsor. Oggi la puntata di Casa con V è offerta da De Luca, eccolo qua, De Luca, che mette a disposizione, è un gran salumificio di Faeto, eccolo qua, tre faetanelli. I faetanelli sono dei cacciatorini da 150 grammi l'uno, quindi 450 grammi di faetanelli del salumificio De Luca di Faeto. È cosa buona e giusta, come si suol dire. Io li ho assaggiati e sono contento. Naturalmente questi faetanelli verranno assegnati a chi ci chiamerà dalle 15.30 in poi allo 0881 33 00 35. Non chiamateci soltanto per il faetanello, seppur buono, chiamateci anche per interagire con noi, oggi uso il plurale maiestatis, con me. Volete, siamo in diretta, volete venire a sedervi qui? Noi ci troviamo qui, siamo soli e soli, ma ce la facciamo. Allora, una cosa fondamentale che è accaduta in questo weekend è un argomento di cui abbiamo parlato più volte con vari ospiti, però è questo consiglio comunale allargato dedicato alle trivellazioni in Adriatico. Facciamo così, vediamo prima il servizio realizzato dalla redazione di Teledown e poi lo commentiamo insieme. Da Foggia parte la campagna referendaria anti-trivelle. A dare il via alla mobilitazione il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. D'ora in poi si va bar per bar, consiglio comunale, associazione per associazione, famiglia per famiglia, a spiegare che bisogna andare a votare. La Regione Puglia organizzerà e soprattutto finanzierà un vero e proprio comitato promotore pugliese assieme alle altre regioni. È la prima volta in Puglia che la campagna referendaria è istituzionale, facoltà prevista dalla Costituzione. Sarà una campagna sobria perché quella istituzionale non si presta a passerelle politiche. Il governo è in trance agonistica, sta prendendo diversi pali uno dietro l'altro e questo delle Tremiti è il palo più grosso che ha preso sulla fronte. Dopo aver incassato per la prima volta nella storia d'Italia il referendum delle regioni che mirava a bloccare le ricerche petrolifere in Adriatico. Quando il governo ci farà capire bene cosa vuol fare, noi siamo anche disponibili a parlarne, perché non manca mai la disponibilità al dialogo. Ma tanto per cominciare, oggi comincia la campagna referendaria che ha un valore politico, indipendentemente dal quesito che pure è molto rilevante, quello sulla durata delle concessioni. Perché più durano le concessioni, più i rischi per l'ambiente aumentano. È un valore politico che dice sostanzialmente questo: chiediamo al popolo italiano di sapere se pensano che per l'economia nazionale sia indispensabile mettere a rischio un bene, secondo noi, economicamente di ordine superiore, che è il nostro mare, sia a fini turistici che di economia, di cosiddetta blue economy.
L'intervento del governatore ha concluso la manifestazione contro le trivellazioni in Adriatico, preceduta dall'Assemblea dei Sindaci, organo della provincia, dalla riforma del Rio, 43 comuni rappresentati che hanno votato all'unanimità un ordine del giorno. Da fuori regione arrivano i presidenti delle province di Isernia e Campobasso, il vice sindaco di Termoli e il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Piero La Corazza, che sul referendum ha proposto di spingere per l'Election Day, il primo giorno delle amministrative. I Monti Dauni sono in prima fila, defilato nelle retrovie il sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, che interverrà solo per un breve saluto. Il vicepresidente della provincia, Rosario Cusmai, invita il governatore e i presidenti delle province a consegnare a mano al governo tutti i documenti fin qui prodotti. Parlamentari non ce ne sono, in una sala stracolma, soprattutto di istituzioni. Michele Emiliano va giù duro nei confronti del governo, ha deciso senza ascoltare nessuno. Lui non è mai stato interpellato. Se avesse fatto un'istruttoria collettiva condivisa, non ci sarebbe stato bisogno del referendum. Il silenzio ha costretto al referendum. A conclusione della mattinata a Palazzo Dogana, il governatore, prima di andare via, si ferma a ballare al suono delle castagnole del Gargano, con Marta Dellano al violino e Peppe Totaro alla chitarra. I Tarantula Garganica in versione No Triv trascinano anche Michele Emiliano nelle danze, identità di un territorio che difende con le unghie e anche con la musica i suoi tesori. Oh, è vero, è vero. Nel frattempo ci ha raggiunto Fabio Lattuchella, io lo ringrazio, con lui parleremo ovviamente di un argomento che sta a cuore a moltissimi nostri telespettatori, che è il calcio, il pareggio con il Benevento. Ma torniamo a questo servizio di Mariangela Mariani sulle Isole Tremiti. Abbiamo visto Emiliano ballare la tarantella insieme ai Tarantula Garganica, saluto Marta Dellano dei Tarantula Garganica. Il petrolio della nostra terra e il turismo, non se lo metteranno mai in testa, ma è così. Tra l'altro, innanzitutto sono stato molto contento perché ho visto che in questo consiglio allargato c'erano 43 comuni, c'era la regione Basilicata, c'era il Molise, c'era l'Abruzzo, non c'era qualche sindaco, non mi è sembrato di vedere per esempio il sindaco di Lesina, spero di essermi sbagliato, nel caso non dovessi essermi sbagliato, è abbastanza brutto perché ricordiamo che Lesina si trova di fronte alle isole Tremiti. Che cosa chiede il governo? Il governo vuole attuare le prospezioni. Che cosa significa? Le ricerche petrolifere a largo delle isole Tremiti. 12 miglia. 12 miglia qualcuno le considera una distanza siderale, ma chi considera 12 miglia una distanza siderale non sa che in Adriatico le correnti sono tali da dimezzare le distanze. Quindi in pratica, se dovesse succedere qualcosa di brutto a 12 miglia dalle Tremiti, una fuoriuscita di petrolio per esempio, tutto arriverebbe sulle isole Diomedee in pochi minuti. Oh, bisogna tenerne conto. Tra l'altro, il petrolio che si troverebbe, ma pare che ci sia, sotto le isole Tremiti è di scarso valore, di scarsa qualità e di scarsa quantità. Quindi a che serve? Questa storia delle prospezioni, gli airgun, questi famosi airgun, vi spiego che cosa sono. Sono dei cannoni che buttano, hanno una gittata di aria compressa che va a finire nel terreno, quindi nella sabbia, per cercare il petrolio. Gli airgun comunque distruggono quello che c'è sotto e voi avete già visto che 4 anni fa sul Gargano si spiaggiarono 7 capodogli, probabilmente proprio a causa di questi airgun che davano fastidio al sonar dei cetacei, che davano fastidio, proprio spaventavano i cetacei. Bisogna ovviamente verificare tutte queste cose. La cosa fondamentale è che non si deve trivellare a largo delle coste del Gargano. Basta, andatevela a trivellare a casa vostra. Dov'è? È toscano il Presidente del Consiglio? Trivellatele in Toscana. O anzi, non le trivellate neanche in Toscana, perché trivellare in un mare, quello mediterraneo, dove il petrolio è scarso, è una stupidaggine. Oh, l'ho detto, oh, smentitemi, fate quello che volete. Oh, parliamo di un altro argomento importante. Noi ringraziamo ancora una volta Fabio Lattuchella. Vediamo prima. Buonasera a tutti. Buonasera. Vediamo prima il servizio realizzato proprio da Fabio su Foggia Benevento e poi lo commentiamo insieme. Dopo 3 pareggi consecutivi in casa non si può gioire una squadra che vuole vincere il campionato, non può farlo.
Il dopo Foggia Benevento è amaro per i rossoneri. Gli umori sono contrastanti perché se c'è soddisfazione per il gioco espresso è anche vero che non arrivano i gol. È una squadra che vuole vincere il campionato, deve segnare anche tanto. Poi se ci mettiamo il quarto rigore sbagliato su 6, la pillola da digerire diventa sempre più amara. Le occasioni non sono mancate, la freddezza per trovare il gol, sì, quella è mancata. Poi la magia di Sarno, c'è voluto una magia appunto, e ben 53 minuti nonostante un dominio imbarazzante contro una diretta concorrente. Poi il Foggia si ferma e permette al Benevento di rientrare in gara, anche se il gol arriva da un rigore inesistente e rischia anche di essere sbeffeggiato dai campani. Terminerà 1-1 con grandissimo rammarico per i rossoneri. Ora, ultime ore di mercato, 3 profili di attaccanti in lizza, ma Di Bari vuole a tutti i costi Mirko Antenucci, 31 anni, in forza al Leeds nella Championship, la Serie B inglese, 103 gol in carriera per lui. L'offerta sarebbe irrinunciabile, ma c'è grossa concorrenza per l'attaccante. Il Foggia ha fame però, ha fame di gol, e la cura può essere proprio Mirko Antenucci. Oh Fabio, il pareggio col Benevento è stata una brutta botta per il Foggia, anche perché in realtà il Foggia ha giocato, no? Sì, sostanzialmente il pareggio col Benevento, in soldoni, come si suol dire, ci poteva stare. Sì. Perché due squadre che hanno gli stessi punti, sostanzialmente, il Benevento ha un punto di penalizzazione, quindi si trova un punto sotto al Foggia, ma ha gli stessi punti del Foggia, fatti sul campo, una squadra costruita comunque per vincere, nonostante qualche problema societario, comunque il pareggio in casa col Benevento ci poteva stare. Non ci può stare il pareggio in casa col Benevento se comandi il gioco per 80 minuti mettendoli nella propria metà campo senza mai riuscire a segnare, perché è vero che va elogiato il gesto tecnico di Sarno e Sarno gioca con il Foggia, però è anche vero che una punizione da 30 metri dopo aver attaccato per tante volte, peraltro con un calcio di rigore sbagliato, il quarto calcio di rigore sbagliato su 6, questo fa capire alla lunga, insomma, che il Foggia, nonostante i 9 gol di Sarno in campionato, nonostante gli 11 gol di Emmello in campionato, ha una grossa difficoltà nel fare gol. Perché la mole di azioni prodotte è grande, grandissima, rispetto ai gol segnati è davvero molto, molto, molto più ampia. Certo, ma allora, quando si sbaglia il rigore, soprattutto quando si sbaglia o si pareggia o non si vince una partita, siamo tutti allenatori, no? E questa non è una gran bella cosa, anche perché, insomma, l'allenatore, il Foggia, ce l'ha. Ma perché, secondo te, i rigoristi, quelli veri, come potrebbe essere Gigliotti per esempio, non li lascia battere? Ecco, il punto, hai toccato proprio il punto giusto, perché il vero problema del Foggia è non avere un rigorista di fatto. Perché spesso è capitato che ci andava Iemmello sulla palla, poi ci è andato Sarno ha sbagliato nella scorsa partita, Sarno ha lasciato, si è praticamente defilato a Catanzaro, ha fatto capire io non ne voglio sapere, è andato Agnelli, ha segnato, questa volta è andato Gigliotti con la palla sul dischetto, Agnelli gliel'ha tolta dalle mani per riposizionarla nelle mani del portiere. E infatti suoi, non se li poteva fare, mannaggia! No, ma al di là di questo, il punto è proprio questo, non si condanna un rigore sbagliato, perché certo, ci può certo. Stare. È chiaro che poi ne sbagli 4 su 6, ma li hanno sbagliati personaggi diversi. Quindi il discorso è questo. Se una squadra che punta a vincere un campionato non ha un rigorista fisso, è una grossa, grossa pecca un po' di tutti. Di chi deve prendersi la responsabilità, e in questo caso però Agnelli l'ha fatto, e soprattutto di chi comanda la giostra. Quindi l'allenatore deve avere, Roberto De Zerbi, insomma, non me ne voglia, deve avere il coraggio di dire a Gigliotti: il rigorista sei tu, anche perché adesso qui entriamo più nel merito, diciamo, diventiamo un po' tutti allenatori. Sì. Qualcuno, diciamo che qualche partita a calcio l'ho fatta anche io a buoni livelli, e qualcuno mi ha insegnato che se c'è un... Io ero difensore e segnavo anche. Se c'è un difensore che tira bene, ha un buon piede, soprattutto sinistro, lo si utilizza per forza nei calci di rigore. Succedeva con Mihajlovic, perché? Perché mentre l'attaccante è prevedibile, è studiato, il difensore non è studiato. Certo. Poi soprattutto un difensore tende a calciare sicuramente di potenza. Certo. Alla Franco Baresi nel Milan, ma... Anche Mihajlovic. Mihajlovic sarebbe l'esempio esatto, ma lo stesso Gigliotti è un esempio esatto, perché Gigliotti ha un tiro di potenza e quindi potrebbe sicuramente
centrare meglio, centrerebbe meglio la porta sicuramente, perché la centra da posizioni anche leggermente diverse. Però è chiaro che c'è una grossa difficoltà nel Foggia, equivale a quella di segnare gol rispetto alla mole di gioco prodotta. Non è tanto il calcio di rigore, che poi su una cosa io sono d'accordo con De Zerbi, avendo giocato anche a calcio a livelli bassi, livelli regionali, però livelli anche abbastanza competitivi e soprattutto con tanta foga in campo tra le squadre. Tu sai benissimo che quando si gioca in calcio, determinati campi è pericoloso anche. E quando si arriva, il calcio di rigore non si può preparare. Si può tirare durante la settimana, ne puoi tirare anche 100 di calci di rigore, ma l'atmosfera che si crea nell'uno contro uno con un portiere che non è il tuo portiere durante la settimana, con il pubblico che c'è sugli spalti che non è il gradone vuoto dell'allenamento, e con un risultato in campo che influisce nella mente del calciatore, è chiaro che quell'ambiente lì non si può riproporre in allenamento. Ed è chiaro che quindi il calcio di rigore non può essere riprodotto al 100%. In allenamento. E su questo io sono d'accordo con De Zerbi. Sulla cosa su cui non sono d'accordo, lui poi in conferenza stampa ci ha detto: vabbè, se mando Gigliotti e sbaglia Gigliotti, poi mi accusate e mandate a tirare Narciso. Ci ha risposto in questo modo. È chiaro però che noi non vogliamo scegliere il rigorista, vogliamo semplicemente capire se c'è un rigorista in questa squadra. Cioè, e a quanto pare non sembra. Forse Chiricò, dicono. Chiricò, dice, io Gigliotti, preferirei Gigliotti. Sì. Sinceramente Gigliotti, in campo Mazza preferirei anche Mazza. Addirittura, anche Mazza. Perché ha un tiro potente, un tiro, insomma, la prende la porta. Contro il Benevento, battibecchi a parte e esternazioni in tribuna stampa a parte, non siamo noi a doverne parlare, sarà l'ufficio stampa del Foggia se lo vuole fare. Vacca è stato uno dei migliori in campo, almeno nella prima frazione di gioco, vero? È un buon innesto questo centrocampista. Sì, si muove molto, ha chiara la visione del gioco del tecnico De Zerbi, e questo l'ha aiutato anche il fatto di essere arrivato comunque subito. Per problemi burocratici non ha potuto essere tesserato, il Foggia non ha potuto tesserarlo precedentemente, però comunque Vacca si allena con i compagni attuali da settembre, dalla fine di settembre. Diciamo che però il calciatore si costruisce in casa e fuori, in campo e fuori, e a me sinceramente le dichiarazioni di Vacca non sono piaciute. Apro una piccola parentesi, stendo un piccolo velo in favore del calciatore, ed è questo: è stato realmente provocato. Sì, è vero. Sia in campo dai tifosi del Benevento, ma è stato provocato anche da qualche giornalista beneventano giù in sala stampa, perché io c'ero, e chi ha voluto far vedere quel video che adesso gira sul web ha voluto praticamente omettere un percorso precedente che c'era a tutto. I giornalisti di Benevento erano andati via, sapendo poi fuori dallo stadio che Vacca doveva parlare, avrebbe dovuto parlare, sono tornati indietro e hanno puntualmente voluto cominciare loro la conferenza stampa chiedendo il gesto, il perché del gesto. Vacca ha negato quel gesto in realtà c'è stato, perché finché lo vedo con gli occhi miei posso testimoniare che il gesto c'è stato. E poi lì è stato tutto un continuo andare sotto, sempre più sotto con lo stile, perché il calciatore non risponde in quel modo, il giornalista non deve scendere poi in quel modo lì, perché diciamo che non sono dichiarazioni simpatiche. Anche perché sono due professionisti, sia il giornalista che il calciatore. Sì. Ma anche soprattutto perché il calciatore viene preso da esempio dai ragazzi. È ancora più grave, secondo me, di quello che è stato detto in quel video virale che circola, in un'intervista fatta ai colleghi di Foggia Città Aperta, che abbiamo visto anche durante il telegiornale. Vacca dice: a me piace provocare la gente, sì, provocare i tifosi, mi diverto a prendere in giro, utilizzando un termine più colorito, l'avversario. In realtà, probabilmente, diciamo, no, senza giocare, a parte il fatto che ci si rispetta sempre in campo, certo, ma poi io penso che se c'è qualcuno che è stato preso in giro alla fine è stato il Foggia, certo, perché loro senza giocare ci hanno segnato un gol, noi giocando abbiamo segnato un gol, il risultato è stato di 1-1, chi se ne va rammaricato è il Foggia, chi se ne va contento di aver raddrizzato la partita è il Benevento. E poi lì si innescano dei meccanismi che non voglio andare a giudicare, soprattutto, ma non voglio andare a giustificare.
però l'ultras, il tifoso, l'ultras, ha una sua mentalità e va rispettata anche quella. Se tu dici a me piace prenderlo in giro, provochi in lui una reazione di quelle che non vorresti mai. Certo. Quindi io poi ci andrei con i piedi di piombo in queste cose perché, insomma, tu sei un professionista, di fronte hai una squadra che comunque nel bene e nel male ti ha tenuto in squadra per tanti anni, lui non si è lasciato bene ma comunque è cresciuto nel settore giovanile del Benevento, poi è andato in prestito fuori, è ritornato, è andato in prestito di nuovo, ha lasciato 2 anni fa il Benevento per andare a Reggio Emilia, però sostanzialmente... Insomma, uno magari ci può andare anche un pomeriggio a prendere un tè a Benevento, da Napoli, perché lui è napoletano, arrivare a Benevento, insomma, sono pochi chilometri. Certo, assolutamente. Precludersi questa opportunità. Assolutamente. Poi, tra l'altro, ecco, tu hai parlato di presa in giro, perché il gol del Benevento è stata una presa in giro, nel senso che il rigore, abbiamo i frame, sì. Non c'era, assolutamente non c'era. Ecco, allora vediamo. Partiamo da, ecco, questo qui è il rigore dato al Benevento. Questo è il rigore dato al Benevento, che era nettamente fuori. Allora, insomma, prima di tutto, anche qui in questo caso, anche se le immagini, purtroppo le immagini di SportTube, poi fatte a frame, prodotto il frame dalle immagini stesse della partita, non ci danno l'opportunità di vederlo, ma il piede che si vede lì, quel nero tra il calzettone di Ciciretti e la palla, è il piede di Gerbo che tocca la palla. Sì. Quindi sostanzialmente il fallo non c'era, perché sì, Gerbo con la punta del piede tocca prima la palla. Certo. Poi il contatto avviene nettamente fuori area. Certo. Quindi anche se ci fosse stato, comunque sarebbe stato fuori area. Calcio di punizione tutta la vita questo, non è mai calcio di rigore. Qualsiasi arbitro vede un'immagine del genere, vede il momento in cui è partito il contatto, è calcio di punizione netto. Certo, il guardaline netto. Magari doveva aprire un pochino di più. Il guardaline, sì, è vero, poteva aiutarlo e lì si potrebbe aprire un'altra marea di parentesi, purtroppo non vogliamo entrare neanche nell'essere negativi con il pensiero, però generalmente a Foggia quando capitano guardialine di Taranto, di Bari, di Frosinone, con i foggiani non è che quasi, tanto ci sì, è quasi sempre così. Vediamo invece l'altro. Oh, qui c'è stata perché ho voluto scegliere anche questo, sì, frame? Perché in sala stampa il tecnico del Benevento, Auteri, ha detto: per me il secondo calcio di rigore c'era, quello del Benevento, però quello del Foggia non c'era, perché la palla era uscita fuori. In realtà la palla è stata nettamente toccata con le mani da Melara sul cross di Chiara. Sì, ma proprio si vede proprio netto. Si vede nell'azione, ma sì, si vede soprattutto, perché nell'azione uno può anche pensare magari era già uscita fuori, in realtà la palla non è mai uscita fuori, è uscita fuori soltanto dopo il tocco con la mano. E l'altra cosa brutta, antipatica di questa gara è stato proprio il battibecco verbale e non tra De Zerbi e Auteri, che continua ad andare avanti. De Zerbi e Auteri qualsiasi volta si incontreranno continueranno ancora a punzecchiarsi. De Zerbi in sala stampa dice abbiamo massacrato l'avversario, Auteri dice no, a me non serve nessun altro giocatore, non voglio altri attaccanti, ne ho messi 4 in campo, alludendo al Foggia che sta cercando di prendere un ulteriore attaccante. Lo stesso Auteri in sala stampa dice il Foggia ha uno squadrone fatto con tantissimi soldi, noi abbiamo speso di meno ma siamo lo stesso lì. Senza contare che il Benevento per tanti anni ha speso un sacco di soldi, molti e non più è del mai Foggia. Serie B. E poi posso dire, forse ad Auteri brucia ancora, sì, quel Palermo-Foggia 1-1, diciamo, Barone, sì, Auteri, dove il Foggia andò in Serie B, no? Forse, ma non lo sappiamo. Probabilmente anche Auteri, che è un professionista, potrebbe stare zitto. Certo, perché certo. È un'altra cosa molto importante. Iemmello, e poi ti liberiamo perché terminiamo la prima parte. Iemmello è rientrato a furor di popolo, diciamo così, però ancora non è il re che tutti conoscono, insomma, no? Sì, sostanzialmente nella seconda parte del match abbiamo visto un Iemmello quasi, non dico spesato, era volenteroso, il ragazzo era volenteroso, voleva spingeva in attacco, inizialmente è stato spostato, è stato messo sulla sinistra, poi lui tendeva ad accentrarsi, spesso ha cercato il centro perché voleva cercare il gol, ha avuto anche un'occasione per segnare, non l'ha sfruttata. Però anche qui stendo una piccola lancia in favore di Iemmello. Se Iemmello ci fosse stato nel primo tempo probabilmente ne avrebbe fatti 2 di gol. Perché sono arrivate quelle palle
nel primo tempo che Iemmello preferisce. Cross bassi da correggere a rete, cross a mezza altezza in cui arrivare magari ci arriva uno non di grandissima stazza come Iemmello, ma comunque un attaccante d'area di rigore. Quindi probabilmente Iemmello, se ci fosse stato nel primo tempo, un gol su un cross di Di Chiara e un gol su un cross di Angelo li avrebbe fatti. Iemmello sicuramente ritroverà se stesso, perché è un grande giocatore. Noi non siamo nessuno per giudicare né Iemmello né le scelte di De Zerbi. De Zerbi fino ad ora ha agito come riteneva, perché ricordiamo che noi non sappiamo tutto quello che accade negli spogliatoi e fuori, noi vediamo soltanto qualche allenamento e la partita, quindi io continuo a dire diamo tempo alla squadra. Tra l'altro quest'anno la fortuna è anche un po' dalla nostra parte, visto che Casertana e Lecce hanno pareggiato, poteva andare molto molto peggio. Io ringrazio Fabio Lattuchella per essere stato qui, la nostra prima parte termina in questo momento, do il via alle telefonate 0881 33 00 35. Vuoi vedere le partite casalinghe del Foggia gratis e in tribuna? Con Convi si può! Recati ogni giorno nei supermercati Convi e potrai realizzare il tuo sogno! Porta con te la Fidelity Card Convi. Se non ce l'hai, puoi farla gratuitamente. Effettua un acquisto per almeno 5 euro e conserva lo scontrino. Poi, sintonizzati sui programmi di Teledauna, dove ti sarà data una parola chiave, e vola sul sito www.convi.it. Inserisci il codice scontrino e quello della Fidelity insieme alla parola chiave del giorno e dalle 15 in casa Convi potrai partecipare all'estrazione di 30 biglietti per ogni gara casalinga del Foggia. Convi, we love Foggia! Supermercati Convi. La differenza in evidenza. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Dal 1956 il nostro prosciutto cotto ha un gusto e profumo inconfondibili. Da sempre senza polifosfati aggiunti, glutine e proteine del latte. Ferrarini, c'è più gusto a mangiare sano. Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente, che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto delizioso. We'll be right back.
Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Eccoci qua, stavo pensando a Lucio Dalla, che è il presidente onorario dei Notriv. Cosa starà dicendo, dove si trova in questo momento? Lui che è grande appassionato delle Tremiti, aveva la casa a Calamatana, amava Peschici, amava il Gargano, amava il mare Adriatico, e adesso insomma starà vedendo da dove si trova, dall'alto, questo scempio che vogliono fare, che è veramente una cosa vergognosa. Ma noi abbiamo la prima telefonata. Buon pomeriggio, pronto? Buon pomeriggio. Oh, Piero. Salve, con chi parliamo? Sono Bartolomeo da Troia. Oh, il fantastico Bartolomeo da Troia. Come stai, Bartolomeo? Bene, bene, voi? Insomma, mi hanno lasciato solo. Ma torneranno, vuoi venire tu? No, ti ringrazio. Vabbè. Che ne pensi di questo fatto che vogliono trivellare nei pressi delle isole Tremiti? Non sono d'accordo per niente, no. Non sei d'accordo, non è d'accordo nessuno, sono d'accordo soltanto ai piani alti, perché loro non gliene frega niente di quello che può accadere a noi. Vabbè, è triste. Allora, tu te ne intendi di cinema, Bartolomeo? Ma è un pochino, sì. Oh, allora, come si chiama la saga di George Lucas ambientata nello spazio e che vede tra i protagonisti Darth Vader, Chewbacca e C-3PO? Star Wars. Regala, fantastico, Star Wars, fantastico. complimenti. Sei andato a vedere l'ultimo episodio di Star Wars? No, nemmeno io. Ma ci andremo. Complimenti, perché hai vinto tre cacciatorini, tre faetanelli De Luca. Dove lo guardate? Qua, della. Oh, tre faetanelli De Luca, tra l'altro tu sei vicino, no? Da Troia a Faeto, però te li puoi ritirare direttamente al supermercato Convi di Troia. Tra l'altro saluto tutto lo staff del supermercato Convi di Troia e tutti i troiani che ci hanno accolto con grande calore. Bartolo. Sì. Anche se siamo rimasti soli, devi cantare, lo sai? Vabbè, ti posso cantare una di Tony Sant'Agata. Di Tony Sant'Agata, mi piace, visto che è sant'agatese. Che cosa? Maritiello. Oh, i songu Maritiello, va bene. I songu Maritiello, assai curioso. Da una cantina esca e da un'altra trase, quando ritorna a casa, tutto a posto. Basta, sei tornato a casa a posto. Bravo, complimenti, Tony Sant'Agata, l'hai mai visto dal vivo, Tony Sant'Agata? Sì, sei venuto a Troia per il famoso Rosone di Troia. Ah, quindi insomma l'hai visto da vicino, è sempre un gran personaggio. Grazie per averci chiamato, complimenti, buona giornata. Grazie a te, buona giornata. Grazie, Tony Sant'Agata, alias Antonio Morese da Sant'Agata di Puglia. Se non lo avete mai visto, almeno una volta, andate a vedere qualche suo concerto. Tra l'altro ultimamente ha festeggiato il suo giubileo, diciamo così, insomma, perché sono tanti e tanti anni che lavora, non solo nel campo della musica, lui è anche un appassionato di calcio, fa parte della nazionale di calcioattori, ovviamente per beneficenza, insomma, un grande personaggio. Oh, ma visto che stavamo parlando delle simpatiche
delle simpatiche cose che stanno accadendo in Italia, ne sta accadendo un'altra ancora più grave. Noi ci troviamo in Capitanata, anzi ci troviamo in Puglia. La Puglia è la regione con il maggior numero di ulivi, ma soprattutto con la miglior qualità, smentitemi, tanto non mi smentite, di olio. Abbiamo l'Ogliarola Garganica, abbiamo la Peranzana, ma ne abbiamo di tutti i vivi. Abbiamo la Coratina, che forse è quella più diffusa. La Xylella fastidiosa, che sta distruggendo, o almeno sembra, gli ulivi del Salento, non ha ancora toccato la nostra terra, la terra di Capitanata, anche se pare si stia avvicinando. Ma l'Università di Foggia, e su questo insomma c'è molto orgoglio, ve lo dico tra un po', è riuscita a trovare il rimedio, pare, per la Xylella fastidiosa. Ma il simpatico governo ha deciso che noi possiamo importare l'olio dalla Tunisia, ma ne parliamo dopo la telefonata. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio! Con chi parliamo? Lina. Oh, Lina! Lina da? Troia. Lina da Troia, benvenuta, benvenuta. Ecco, tra l'altro tu ci chiami da Troia. Grazie. Dove si produce un olio che è fantastico, l'olio di Troia, no? Si produce. Ti piace l'olio di Troia? Sì. Oh, tu che olio bevi? L'olio della tua campagna? Lo faccio pure io, cioè uliveto. Ed è di alta qualità, tra l'altro quello di Troia è molto dolce, sì. è molto saporito, rispetto a quello del Gargano che è più aspro. Oh, e quindi adesso ce lo vogliono fare importare dalla Tunisia, mannaggia. Non è cosa buona e giusta. No. Allora, tu di musica te ne intendi? Un po'. Come si chiama il cantante bolognese, ma di madre manfredoniana, che cantava Futura e Come profondo il mare? Chissà, chissà, domani. Ma anche Come profondo il mare. Scusa, ripeto la domanda. Ecco, come si chiama il cantante bolognese, ma di madre manfredoniana, che cantava Futura, Come profondo il mare, Attenti al lupo, L'anno che verrà. Attenti al lupo. Lucio Dalla. Lucio Dalla, ma bravissima. Sì, bravissima. Ti ricordi qualche canzone Lucio Dalla? Sì. A voglia, tipo? Tipo Attenti al lupo. Ecco, ti ricordi che facevo Attenti al lupo? Bravissima. Attenti al lupo. Brava. Hai vinto 3 faetanelli De Luca da 150 grammi, 450 grammi di salamini cacciatorini buonissimi di De Luca, quindi di Faeto. Sei contenta? Sì, grazie. Oh, e quindi adesso che cosa devi fare, cara Lina? Ma? Faccio la vigilessa. Fai la vigilessa, sì. Sì, la vigilessa fischia. E tu invece quando non fischi, che fai? Canti, no? Sì, canto. Oh, e allora cantaci una canzone. Che mo non mi viene niente. Maggia, mo abbiamo detto Lucio Dalla. Che c'è? Lo vogliamo fare insieme, Attenti al lupo? Ah, Attenti al lupo. Oh, però tu devi fare così. Lo stai facendo? Sì, sto allora, facendo vai. Così. C'è una casetta piccola, così. Così. La così. Con tante finestrelle colorate. Poi c'è una donnina piccola, così. Così. Con due occhi grandi per guardare. Occhi grandi. Andiamo al ritornello. Amore mio, non devi stare in pena. Questa vita è una catena. Alle volte fa un po' male. Guarda male. Come sono tranquilla io tranquilla anche se attraverso il bosco con l'aiuto del buon Dio. Sono sempre attenti al lupo. Attenta al lupo. Bravissima, sì, bravissima. Living together, bravissima, complimenti. Sei brava a cantare, Ma sai più cantare o più fischiare? Più fischiare. Qual è il reato stradale che punisci di più? Le cinture. Le cinture. Non se le mettono a Troia?
Sì, sì, no, 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 insomma, chi se ne mette, chi no. Troiani, mettetevi le cinture. Grazie Lina, grazie per averci chiamato, buona giornata, buona giornata. Oh, che piacere, che piacere. Abbiamo avuto anche la vigilessa, abbiamo avuto, cari telespettatori. Stavamo dicendo, il governo ha deciso di importare l'olio della Tunisia. Cioè noi, che diamo l'olio alla Toscana, all'Umbria, alla Liguria, noi dobbiamo importare l'olio della Tunisia. Tunisia, dove ci sono dei controlli che da noi non ci sono, anzi dei mancati controlli che da noi ci sono, dove ci sono dei pesticidi che da noi sono vietati in Unione Europea, ma lì no. E noi che facciamo? Importiamo l'olio della Tunisia e senza dazi, cioè senza tasse. Bravi, bravi. Vediamo il servizio, va. A Foggia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dichiara aperta la guerra dell'olio. Non abbiamo intenzione di combatterla fino in fondo, vogliamo capire fino a che punto ci si renda conto delle conseguenze delle decisioni che si adottano. Il via libera del Parlamento europeo all'importazione di una quota extra di olio tunisino sui mercati europei rischia di affossare un settore strategico per la Puglia. A stretto giro, annuncia incontrando le organizzazioni agricole di Capitanata, convocherà tutti i parlamentari europei a Bari, in fiera. Ci segneremo in nominativi di tutti quelli che non verranno, avverte. Si aprirà così una grande discussione istituzionale con i vari livelli di governo. Sarà invitato anche il ministro dell'agroalimentare Maurizio Martina e ovviamente tutti gli olivicoltori italiani. In quella sede si cercheranno soluzioni, promette, immagina una mobilitazione nazionale sulla scorta dell'esperienza Nutriv con un movimento che nasca in Puglia. A fronte di questa vicenda, ovviamente la Puglia, che è la prima produttrice in Italia di un prodotto di grande qualità, diventa, diciamo, il baluardo iniziale attraverso il quale far cogliere la irragionevolezza di questo provvedimento, un provvedimento che di fatto abbassa il valore del nostro prodotto, un provvedimento che non consente la identificazione degli standard di qualità che invece noi possiamo garantire e che di fatto si traduce in un'assistenza, un aiuto ad un territorio come quello tunisino, sicuramente provato da tante guerre, da tante difficoltà, ma che diciamo sotto questa veste sociale, ecco, questo provvedimento che consente questa commercializzazione non raggiunge degli obiettivi consistenti. Noi pensiamo che aiutare la Tunisia sia una cosa interessante, giusta e importante, che lo si debba fare però non in danno del nostro settore produttivo. Ma il problema dell'olivicoltura, secondo la CIA Agricoltori Italiani, non si risolve soltanto comprendendo come bloccare il provvedimento che consente l'immissione agevolata di un surplus di olio tunisino sul mercato italiano, quanto piuttosto studiando una strategia organica per il comparto. Bisogna decidere che tipo di tutela si vuol dare al sistema produttivo agricolo attraverso un miglioramento e un rafforzamento della capacità del sistema agricolo pugliese e italiano di poter essere concorrenziale. Il problema non è solo il comparto olivicolo, il problema è anche la mina che riceve il comparto del pomodoro, il comparto del grano, ed ecco perché se non troveremo degli strumenti che permetteranno di rendere il nostro prodotto, che ha una tutela sulla qualità, non riusciremo ad individuare quegli strumenti che permettono di farlo diventare sempre più concorrenziale. Ad oggi noi potremo trovare solamente delle soluzioni tampone al netto di una assenza di strategia di lungo periodo. Fa specie che il presidente della CIA, quindi degli agricoltori, si chiami Lolatte, no? È strano, è come se il capo dei Vigili del Fuoco si chiamasse, che ne so, la pillo, vabbè, dovevo dire anche io la stupidaggine del giorno. Comunque sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto l'assessore regionale agricoltura Leo Di Gioia, non è così che si aiuta la Tunisia affossando i nostri prodotti, noi abbiamo dei grandi prodotti, quindi lasciamoli in pace. C'è una telefonata, simpatica regia? Sì, simpatico. Oh, che meraviglia, pronto? Pronto? Sì. Buon pomeriggio! Sì, sì. Buon pomeriggio. Con chi parliamo? Io sono Adriana da Foggia. Oh, la fantastica Adriana, ce lo fai tu l'urlo stavolta? No, dobbiamo fare l'urlo? Che dobbiamo fare? No, l'urlo. No, ancora non ci sono altre persone, devono salire ancora. Vabbè, è vero, vabbè. Però dai, facciamo, cioè, immagino tuo marito sulla chiesa dell'Immacolata, Adriano! Cioè, è stata una cosa bellissima.
Senti Adriana, andiamo alla domanda. Che ne pensi di questo? Ma tu l'olio, che olio usi? Noi usiamo l'olio extravergine d'oliva. Pugliese, no? Pugliese? Sì. Sì. Cioè, e che ne pensi di questo fatto di importare l'olio dalla Tunisia, noi pugliesi? No, no, l'olio della Tunisina non la vogliamo. Assolutamente, sono d'accordo, anche no, perché noi abbiamo il migliore. L'olio italiano. Assolutamente, assolutamente. Vabbè. Allora. Una domanda facile? Una domanda facilissima. Allora, come si chiamano le isole che fanno parte di un arcipelago pugliese in provincia di Foggia? Le isole Tremiti, bravissima, complimenti. Come si chiamano, una per una? L'isola di San Domino e quella di San Nicola. Di Capraia, l'hai detto bene, poi c'è il Cretaccio e poi c'è la Pianosa. Brava, doppiamente brava. Allora, grazie. Una per ogni isola, hai vinto 3 faetanelli cacciatorini De Luca da 150 grammi l'uno, sei contenta? Ah, grazie. Beh, siamo convenuti, a noi facciamo un bel panino la sera e siamo a posto. Ma il panino col faetanello De Luca è la morte sua. Siamo tutti quanti contenti. Fantastico, mi fa piacere. Senti un po', allora, che canzone ci vuoi cantare, Adriana? Che canzone vogliamo cantare? Quanti siete? Allora aspetta che vi passo una signora che vi canta una bella canzone di Nina. Oh, che bello. Ma non tutta, solo il ritornello. Solo il ritornello, va bene. Città vuota. Oh, fantastica, grande scelta. Prego. Che bella. Vuota in la città. Vuota mi sembrerà. Qua fanno il coro ma non le sanno le parole. Basta? Ho finito? No, non ho capito. Basta, qua mi hanno distratta. Ah, allora ripetiamo, con calma. Vuota è la città, vuota mi sembrerà se non ritorni. Ma la dovrebbe cantare Mina, non io. E lo so, ma mo Mina in questo momento l'abbiamo lasciata in Svizzera. No, l'abbiamo lasciata. Non c'è mai. Sta là, non vuole venire. Perché ha detto, no, io in Svizzera voglio mangiare il panino con lo speck. Noi abbiamo detto, ma qua stanno i panini col cacciatorino di lui. No, voglio il panino con va lo bene, speck. Ma è rimasto in Svizzera. Comunque complimenti alla signora, complimenti. Perché è una canzone bellissima di una cantante bravissima. Grazie. Ma brava anche lei, perché c'è una bella voce. Ci sentiamo domani? Prego? Sì. No, non ho capito. Sentiamo domani? Certo, sentiamoci domani, sentiamoci quando vogliamo. Vabbè. Resti in linea con la regia, va bene? Buona giornata, grazie. L'olio. Noi dobbiamo parlare di olio, noi garganici, i troiani, i biccaresi, i lucerini, i cerignolani, i sanseveresi, abbiamo delle olive fantastiche, noi dobbiamo prendere l'olio dalla Tunisia, no? E io spero che questo provvedimento venga abrogato, oppure che si cambi idea, o che arrivi qualcuno, non so come si chiama, il protettore delle olive, come si chiama, San Dentamaro, non lo sappiamo, però insomma, per piacere, vedete che dovete fare, perché così non possiamo andare avanti. Invece sapete dove possiamo andare avanti? Con We Love Foggia, perché siamo arrivati al momento della simpaticissima estrazione di 3 biglietti per la prossima gara casalinga del Foggia, che è prevista per il 14 San Valentino, però potrebbe anche non essere a San Valentino, potrebbe essere il sabato o il lunedì, siccome non lo so, non ve lo dico, anche perché proprio non lo so. We Love Foggia. Vuoi vedere le partite casalinghe del Foggia gratis e in tribuna? Con Convi si può. Recati ogni giorno nei supermercati Convi e potrai realizzare il tuo sogno. Porta con te la Fidelity Card Convi. Se non ce l'hai, puoi farla gratuitamente. Effettua un acquisto per almeno 5 euro e conserva lo scontrino. Poi, sintonizzati sui programmi di Teledauna, dove ti sarà data una parola chiave, e vola sul sito www.convi.it. Inserisci il codice scontrino e quello della Fidelity insieme alla parola chiave del giorno e dalle 15 in casa con B potrai partecipare all'estrazione di 30 biglietti per ogni gara casalinga del Foggia. Con B, We Love Foggia!
Oh, posso sentire con V We Love Foggia dal vivo? No, è impegnata con V We Love Foggia. Con V We Love Foggia, questa bellissima iniziativa che porta i nostri telespettatori, ma soprattutto i clienti dei supermercati, con V allo stadio nelle gare casalinghe del Foggia, allo stadio Zaccheria, allo Zadio Staccheria, allo stadio Zaccheria. La prossima gara casalinga, come vi ho detto, è il derby Appulo Lucano con il Matera, squadra allenata da Pasquale Padalino, e questa volta il Foggia deve sfatare il tabù dello Zaccheria con questi ultimi tre pareggi casalinghi, perché non se ne può più, soprattutto perché il Matera è una squadra tosta, e quindi noi dobbiamo assolutamente vincere, noi Foggia, perché dobbiamo puntare alla Serie B, l'ho detto, non dovevo mai dire la parola B. Vediamo, caro Carmine, quante persone hanno aderito oggi, ve lo dico io, hanno aderito ben 100 persone, come direbbero Toti e Tata, Lamplane! Oh, 100 persone! Con la parola chiave Cagnano, vediamole tutte, ecco qua, mentre carissimi e gentilissimi e simpaticissimi telespettatori, la parola chiave, guardata qua, sì, la parola chiave di oggi è mattinata, come la farfalla bianca, il paese che si trova tra Manfredonia e Vieste, mattinata, mi raccomando, allora, 100 persone hanno aderito, non ho Cristina e Michele, e quindi ve le faccio vedere io. Queste sono le prime 30 palline, eccole qua. Non posso assolutamente falsificare il gioco, perché proprio non sono la Dea Calì, quindi non ho molte braccia, ne ho solo due. Queste sono le altre 30, eccole qua. Poggiamo qua. Poi ci sono, arriviamo fino a 90, eccole qua. Le vedete? Ci sono tutte, non vedete bene questa, ve la faccio vedere. Ok? Bene. E poi ci sono le ultime. Le ultime 10, dal 91 al 100. Ci sono tutte, siete contenti, le avete viste? Ora guardate, le inseriamo nell'urna, che è simpaticamente vuota anche il coperchio. Allarghiamo. Ah, ecco qua. Ora inserisco le palline con un po' di... E io sono un anzianotto, quindi ci metterò più tempo rispetto a Michele e Cristina. Inseriamo le palline. Oh, le bambine fantastiche che hanno inserito le palline l'ultima volta, quelle delle prime comunioni. Ecco qua le palline. Oggi dobbiamo estrarre tre nostri telespettatori che avranno diritto a un biglietto di tribuna per Foggia Matera, e quindi per scendere al termine della gara negli spogliatoi o vicino agli spogliatoi per conoscere i loro beniamini. Allora, estraiamo la prima pallina, eccola qua, 67, vediamola bene, 67, che corrisponde esattamente a, fermo, Maria Paolina Racano vince il primo biglietto per Foggia Matera. Vediamo il secondo. Allora, 37, cari telespettatori, ecco qua, 37, che corrisponde a, fermola, Anna Bruto, cuoque tu, Brute, fili mi. Oh, ecco qua, Anna Bruto vince la seconda pallina, mentre la terza pallina, non guardiamo, non vedo, eccola qua, è la 63, eccola qua, che corrisponde a Marisa Beneduce, quindi Marisa Beneduce. E le altre due che non mi ricordo come si chiamano, la 67 Maria Paolina Racano e la 37 Anna Bruto, esatto, hanno vinto un biglietto per Foggia Matera. Cosa dovete fare? Anna, Maria Paolina e l'altra, di cui in questo momento non ricordo il nome perché anche per me è lunedì mattina. Guardate qua sotto, sta per uscire il numero in sovrimpressione, guardate qua, guardate nel mio sottopancia, ecco qua, dovete chiamare questo numero al termine della trasmissione
e dovete dare il vostro nominativo, ovviamente, con, in questo caso verrete uniti alla lista degli accrediti per partecipare in tribuna centrale, mi raccomando, è a Foggia Matera. Bene, archiviamo anche We Love Foggia, che è una bella esperienza, devo dire che si stanno divertendo un sacco di persone, anche perché Convi ha pensato un po' a tutto, nel senso che ha messo a disposizione dei nostri telespettatori quella parte di tribuna fantastica da cui si vede veramente benissimo la partita. Oh, pronto! Pronto? Buon pomeriggio! Ma proprio lei! Sono Rita da Foggia! Oh, e facciamo un applauso a Rita da Foggia! Guarda, Rita, guarda che applauso ti stanno facendo i miei ospiti! Bravi, fate l'applauso, ti piacciono i miei ospiti? Grazie. Oggi, Rita? Ma figurati! Come va, Rita? Come andate tutte quante? Oggi abbiamo vinto! Avete vinto? Cosa il avete biglietto vinto? Per lo stadio! Ah, ma bel... Vi faccio io l'applauso! Ma sono con... Bravo! Allora, tutte insieme! Ale! Ale! Squillino le trombe! Rita, fantastica! Allora, Rita... Adesso dovete fare la parure. Se avete vinto col biglietto del Foggia, dovete vincere anche con il nostro quiz. I salumi. Rita, non ti sto dando del voi, perché qua siete la banda Rita ormai, la banda delle tutta Rita. Tutta la famiglia! Tutta la famiglia, tutta la grande famiglia. Allora, domanda. Quale lingua si parla a Faeto e a Celle San Vito? Che lingua? Allora, quando dicono l'affetto di Luca Iun, non è italiano. È un dialetto che fanno loro. Però è un dialetto che viene da sopra, dalla nazione dove c'è Parigi. Dove c'è Parigi? L'albanese. No, l'albanese si parla un pochino più là. A Castelluccio. Invece, qual è la nazione dove c'è Parigi? Beh, Rita, lo sai? Aspetta un po'. Dove c'è Parigi? Dove si trova Parigi? Francia. In Francia. Quindi loro parlano il franco provenzale. Franco provenzale, bravissima tutta la famiglia di Rita, le sorelle, cugine, nipote, la nonna, la bisnonna. Bravissima, il franco provenzale era più difficile, è vero, era più difficile, ma voi siete state bravissime, avete vinto 3 faetanello, visto che si parlava di faeto, cioè 3 cacciatorini del salumificio De Luca di Faeto. È buono? Grazie! Quindi con 450 grammi, cioè 4 etti e mezzo di faetanello, ce la fate a fare un panino a testa? Tutti, e voglio, le facciamo affettare fantastico. E ce lo mangiamo! Olè, olè! Che ci cantate di bello in coro? Oggi cantiamo una bella canzone a tutte le mamme del mondo! Oh, ma che bello! Via, via! Mamma, io so tanto felice che io ritorno da te. La mia questa canzone mi dice che tu sei che sei più bel giorno per me. Mamma, sono mamma, tanto felice. So tanto felice che io ritorno da te. Tutti in coro! Mamma, solo per te la mia la canzone mia vola. Canzone sei tu. Mamma. Ma senza di te io non sarò più sola. Quanto ti voglio quando bene. Quanto ti voglio bene. Quanti limoncini mi siete bevuti in queste quella famiglia? Queste sono le mie parole. E ti sussurro anche se la mia mamma non c'è, è sempre dentro di me.
Oh, ma quanti limoncini ciao avete mamma! Bevuto? Ciao mamma! Ciao mamma, quanto avete bevuto? Quanti limoncini? Tanto latte, tanto vino! Tanto vino, me ne ero accorto. Bravissime, complimenti anche per la canzone, bellissima. La dedichiamo a tutte le mamme, a tutte le mamme. Grazie Rita, grazie alle fantastiche sorelle. Grazie. Olè. Oh, in una puntata in cui mi hanno lasciato solo, le sorelle, poi tra l'altro c'è il nipote, la nipote, la zia, la cugina, la nipote della suocera, la commare, l'ucombare, mi fanno veramente piacere, questi sono i telespettatori che vogliamo noi, viva le sorelle, anche se in questo momento non mi stanno sentendo, viva le sorelle, viva Rita e le sue sorelle, ci fa veramente piacere. Oh, altro che Rocco e i suoi fratelli, Rita e le sue sorelle, un nuovo gruppo musicale. E a proposito di musica, lo so che cambiamo argomento, ma dobbiamo un pochino alleggerire, perché abbiamo detto l'olio, taccarate, il Foggio, taccarate, le trivelle, taccarate. Oh, non c'è il buon Michele, non c'è l'ottima Cristina qui, quindi non possiamo commentarli insieme, ma io un giorno vi dico che sarete contenti del fatto che loro non sono qui con noi in questo momento. Facciamo vedere un video, uno di quelli che ha fatto la storia della musica, perché questo merita proprio. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw
Lo so, questi sono un pochino il gruppo che amo di più. Questa canzone, cari telespettatori, è una delle canzoni che hanno fatto la storia della musica. The Number of the Beast, il numero della bestia, no? Si diceva nella Bibbia che il numero dell'Anticristo fosse il 666, il 6 sopra il 66. Questo disco, questo video era tratto da Live After Death degli Iron Maiden, parlava proprio di questo pezzo, The Number of the Beast, uno dei dischi più conosciuti degli Iron Maiden. Abbiamo sentito cantare Bruce Dickinson, probabilmente uno dei cantanti più bravi in assoluto, perché ha questa voce lirica, supportato da Steve Harris, bassista degli Iron Maiden, che scrive i pezzi. Pensate, classe 58, lui continua ancora con i suoi capelli lunghi a volteggiare sui palchi di tutto il mondo. Ultimamente a luglio saranno a Roma gli Iron Maiden, ovviamente sold out. Mi dispiace perché ci sarei andato anche io a Roma a seguire gli Iron Maiden, che sono stati resi famosi non da Bruce Dickinson come cantante, ma da Paul Di'Anno, poi Bruce Dickinson, poi Blaze Bayley e poi il ritorno di Bruce Dickinson. Pensate, Bruce Dickinson, uno dei miei cantanti preferiti. Io non sapevo che lui fosse un campione di scherma. Quando, nella notte dei tempi, vivevo in Francia, ho partecipato in qualità di giornalista ad un campionato europeo di scherma, un campionato del mondo di scherma, e al termine del campionato abbiamo cenato tutti quanti insieme, Bruce Dickinson era a fianco a me e io me ne sono accorto, cioè non mi ricordo, non avevo capito che era Bruce Dickinson il mio idolo. Lo so, potete telefonarmi per sputarmi direttamente in faccia, l'occhio è questo qua. Bruce Dickinson, The Number of the Beast, gli Iron Maiden, uno dei gruppi che hanno fatto la storia del metal, uno dei gruppi più odiati dai miei genitori, perché io nella mia stanza praticamente li tenevo a manetta in casa, come tanta altra gente. Volete vedere un video bello che secondo voi è la colonna portante della musica mondiale? Chiamateci allo 0881 33 0035 e nei limiti del possibile ve lo mostreremo. Abbiamo l'ultima telefonata, simpatico ed egregio regista Carmine, che ha detto? Dimmi simpatico giovane, magro. Sì, certamente, ce l'abbiamo? Ma che bello! Pronto? Buonasera Piero. Fantastica telespettatrice, come ti chiami? Alessandra da Troia. Alessandra da Troia, come stai Alessandra da Troia? Bene, grazie. Ci stai prendendo gusto ora, eh? Sì. Ti sono piaciuti gli Iron Maiden? Sì. Ma, cioè, tu segui gli Iron Maiden? No, mi piacciono, ma non è proprio il mio genere musicale. Qual è il tuo genere? Qual è? E io ascoltavo i Litfiba. Quindi ogni volta che camminavi facevi hua! Come Piero Pelù. Sì. Poi? Solo il Litfiba. Poi ascoltavo Phil Collins, mi piace tanto. Insomma, buona musica Phil Collins. Quindi dopo ci canterai una canzone di Phil Collins? No. Another Day in Paradise, no? No, in inglese no. Vabbè, in italiano. Vabbè. Allora... Andiamo però a fare la domanda. Ti è capitata una di geografia. Tanto per cambiare. Tu sei brava. Allora, vogliamo sapere almeno due province della Liguria. Belandi. Genova. La Spezia. La Spezia, bravissima. Tra l'altro, vicino alla Spezia c'è un golfo che si chiama Lerici, che era il golfo dei poeti, il golfo preferito da Shelley e Keats. Bravissima. Grazie. La Spezia. Tra l'altro, se vi trovate alla Spezia, andate a visitare le Cinque Terre, che sono bellissime. Ci sei mai stata? No, c'è stato mio padre e mi ha detto che sono belle. Sono bellissime. Comunque, le province della Liguria sono Genova, Imperia, Savona e la Spezia, quindi le abbiamo dette tutte. Tu invece hai vinto tre simpaticissimi Faetanelli De Luca, eccoli qua, ognuno di questi pesa 150 grammi, quindi hai comprato
hai comprato, scusami, hai vinto 450 grammi di faetanelli De Luca, 4,5. Buoni, che fai, nel panino direttamente o come? Sì, nel panino. Oppure durante una crisi di depressione, ammozzica. Faetanello, sei mio. Provaci. Allora, hai detto che in inglese non vuoi cantare. No, cantiamo una di Lucio Dalla. Brava, mi piace, siamo in tema. Visto che abbiamo parlato di Lucio Dalla. Bravissima. Quale? Caro amico, ti scrivo. Oh, l'anno che verrà. Vai. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno nuovo è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Basta? Ritornello. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Ma come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, amico mio, ma è bravissima. Ti posso dire una cosa, innanzitutto grazie. Complimenti. Hai anche un bel vibrato nella voce, ma fai canto? No. Mi piace per hobby. Per hobby, cioè non canti solo sotto la doccia, canti anche nei locali? No. Beh, mi vergogno. È arrivato il momento di venire qui a Casa con Vi e cantare con noi. Già parecchie volte mi avete invitato. Lo so, ma tu parecchie volte ci hai detto di no. Perché ci dici di no? Perché sei tanto cattiva? La prossima volta ci sarò. Ci sarai? Sì. Ah, sono contento. No, sono veramente contento perché tu meriti molto, quindi mi fa veramente piacere. Va bene. Grazie, Piero. Ma quindi quando verrai? Oggi o domani? Chissà. No, nella puntata dei Troiani. Domani. Però. Volete fare un'altra puntata di Troiani? Sì, un'altra. Mi sta bene. Allora facciamo così. Iniziamo a raccogliere le adesioni per una nuova puntata di Troiani. All Trojans, ok? Sì. Quando volete venire, facciamo così, la settimana prossima organizzeremo, poi faccio sapere quando si potrà fare, una puntata di Troiani. Però io voglio anche fare una puntata con tutti i nostri telespettatori, non solo Troiani. Va bene, tu ci sarai? Va bene, sì. Promesso, fai giuri in giurella. Bravo. Grazie Alessandra, grazie. E allora ci sentiamo presto, grazie per averci chiamato. Buonasera. E alla prossima. Oh. Me. Ce la siamo guadagnata una puntata di Troiani e mi fa molto piacere. Dove devo guardare? È bellissimo perché mi sento strabico qui, perché non so dove guardare. Qua c'era Cristina che faceva buon pomeriggio a tutti! Poi c'era Michele che faceva fa tutto schifo! E io qua, stavo qua e non sapevo che cosa fare, quindi insomma, sono contento perché cioè, non riesco più a dire brava papà Cristina, non riesco più a dire a Michele maleducato e impertinente, niente. Lo so, sembra la follia di un uomo che è rimasto solo, in realtà è la follia di un uomo che è rimasto solo. Vogliamo vedere un altro video di quelli che hanno fatto la storia della musica? E vediamola, papà, dai.
Life is a mystery. Chi non ha ballato questa canzone che era Like a Prayer di Madonna? Oh, Madonna, che è stata una delle cantanti più comprate, più scaricate, più viste nel mondo. Una grande una cantante di protesta, diciamo così, che ultimamente è stata etichettata come icona gay, non ho ancora capito bene il perché, ma alle note, alla Lugola d'Oro, con Lugola d'Oro di Maria Luisa Veronica Ciccone, in arte Madonna, proveniente da Pacentro in Abruzzo, abbiamo ballato e cantato tutti. Una delle canzoni più belle era Like a Prayer, ma c'era anche La Isla Bonita, Like a Virgin, Where's the Party, ne abbiamo tantissime, True Blue Baby I Love You, tantissime. Madonna con questo video fece scalpore in alcuni stati, fu addirittura non fu permessa la messa in onda perché era blasfemo, perché c'era questo Cristo nero, Cristo di colore, che non è piaciuto a molti, anche perché poi insomma c'era questo bacio con Madonna, le croci infuocate, però insomma un video che ha fatto la storia della musica. Io continuo a dire, se avete video da segnalarci perché secondo voi hanno fatto la storia della musica, o ci chiamate in diretta allo 0881 33 00 35, oppure ci scrivete alla mail televisione@convi.it. Noi non ve ne facciamo vedere più di video, perché cioè non è che ve li posso far vedere tutti adesso, io mi devo tirare un pochino la calzetta, come faceva Penelope. E invece domani parleremo di un argomento certamente meno frivolo e più serio delle canzoni di Madonna, che a me comunque piacciono tantissimo, perché parleremo di dislessia e lo faremo con addetti ai lavori di alto rango. E probabilmente, non vi prometto niente, avrete una sorpresa su quella poltrona lì che è al mio fianco, ma non vi posso dire niente, perché io mi posso dire tutto, se no poi cambiate canale e vedete l'onorevole. No, dovete vedere me, perché altrimenti mi metto anch'io a dire, cari telespettatori, vabbè, la nostra puntata termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito, nonostante la popolazione decimata come il deserto di Atacama, qui a casa con vi, ma torneremo e vi faremo divertire sempre di più. Ciao. Toglietemi la TAG, non appartengo a questo zoo. Toglietemi la TAG, ho tanti amici e non lo so. Questo branco di esaltati perde tempo e noi. Toglietemi la TAG, non appartengo a questo zoo. Toglietemi
amici e non lo so. Questo branco ti esalta.